Quali sono i nuovi dati di sicurezza di tralokinumab presentati al Congresso europeo di dermatologia, l'EADV? Lo chiediamo al professor Cataldo Patruno. Professore, parliamo adesso della sicurezza di tralokinumab. Al congresso EADV è stata presentata un'analisi aggregata appunto sulla safety di questo farmaco. Di che cosa si tratta? Certo, è un'analisi importante. Perché? Perché la dermatite atopica è una malattia cronica che può teoricamente durare anche tutta la vita. È necessario quindi che la valutazione della sicurezza dei farmaci sia riferita a quanti più dati possibili che abbiamo a disposizione, sia nel breve e direi soprattutto nel lungo termine. Pertanto è opportuno che questi dati siano valutati non solo singolarmente, ma anche in modo aggregato, appunto, cosa che è stata fatta prendendo in considerazione 5 studi condotti con il tralokinumab. Si tratta degli studi extra 1 e 2, oltre ai 3, che prevede il tralokinumab in associazione con steroidi topici, il 5 nel quale si è valutato invece un aspetto direi anche molto attuale riguardante la risposta anticorpale ai vaccini dei pazienti in trattamento con tralokinumab, più un ulteriore studio di fase 2b su efficacia e sicurezza del farmaco. Sono stati presi in considerazione periodi di trattamento variabili da 12 a 52 settimane in base ai diversi studi. E cosa emerge da questa analisi sia nel breve che nel lungo periodo? Direi che i dati da sottolineare siano essenzialmente due, e cioè che la frequenza complessiva degli eventi avversi, peraltro gli eventi avversi prevalentemente lievi, è praticamente sovrapponibile tra tralokinumab e placebo, e che gli eventi avversi gravi sono stati invece discretamente inferiori nei pazienti trattati con tralokinumab rispetto a quelli con placebo. Come dicevamo, gli effetti collaterali sono stati per lo più lievi e anche risolti per lo più spontaneamente. Solo una percentuale di pazienti variabile dal 2 al 3% ha dovuto sospendere per eventi avversi. Tra l'altro si è registrata una frequenza maggiore di questi eventi nel gruppo placebo. Gli eventi avversi più frequenti sono stati le virosi delle altre vie respiratorie, la riaccensione della dermatite atopica, ovviamente più frequente nel gruppo placebo, e la congiuntivite. Congiuntivite che era significativamente più frequente nei pazienti in trattamento con tralokinumab rispetto al placebo, ma che era comunque lieve nel 98% dei casi e che solo eccezionalmente ha portato alla sospensione del farmaco. Le infezioni cutanee sono state inferiori nel gruppo in trattamento con tralokinumab rispetto al placebo, in particolare per quanto riguarda l'epitema erpetico. D'altra parte si è dimostrata anche una sensibile riduzione della colonizzazione di staphylococco in seguito al trattamento con l'anticorpo monoclonale. Sappiamo quanto questo possa essere importante non solo per le possibili sovrainfezioni da parte del batterio negli atopici, ma anche per il suo ben noto ruolo nella patogenesi della malattia. Infine, tralokinumab non ha avuto impatto significativo sulla risposta ai vaccini di DPT e meningococco, dimostrando in particolare una non inferiorità della risposta immune a questi vaccini alla 16ª settimana di trattamento. Quindi sembra che i vaccini non vivi restino efficaci e possano essere somministrati senza problemi ai pazienti in trattamento con tralokinumab. E quindi cosa possiamo concludere sulla sicurezza di questo farmaco in base a questi dati? Da questi dati sembra che tralokinumab sia un farmaco ben tollerato, con un profilo di sicurezza per molti versi sovrapponibile a quello di placebo, un profilo di sicurezza che non sembra essere modificato anche nel trattamento prolungato del tempo.